Buongiorno a tutti, come vedete la doccia sostenibile. Prego, desideri sostenibili non sarebbero desideri. Bene, nella presentazione di oggi vi parlerò appunto di come, data l'evoluzione dei bagni, quindi anche la conseguente evoluzione dello spazio doccia, oramai noi con la collaborazione di voi progettisti dobbiamo rispondere a dei desideri. Se all'inizio veniva chiesto una chiusura doccia, un box doccia per scavare l'acqua nella zona preposta verso il bagno, attualmente ci viene chiesto di tutto e di più perché le richieste sono diventate sempre più esigenti. Ecco, confessarvi e dirvi che desiderio di sostenibilità nella doccia sia al primo posto, questo no, non si può dire. Però ecco, noi con la vostra collaborazione non dobbiamo pensare ai clienti di oggi, ma ai clienti di domani che attualmente non hanno capacità di spesa, che magari sono un po' più sensibili a questo concetto di sostenibilità. Quindi ecco, prescrivete, suggerite aziende che investono nella sostenibilità. Due parole su Medjus. Medjus è un'azienda, per chi non la conoscesse, fondata nel 1976 a Padova, di proprietà veronese da più di 12 anni. Fatturiamo 42 milioni di euro, 160 persone lavorano al proprio interno, 800 al giorno sono il numero di prodotti che riusciamo a realizzare, divisi su docce, saune e bagni turchi. L'hashtag, quello più in alto a destra, vi descrive il fatto che abbiamo una vetreria di proprietà e quindi tutte le soluzioni su misura che riguardano conformazioni di vetro, noi riusciamo a seguire e a darvi delle soluzioni per i vostri progetti, cosa che riusciamo a fare anche per la falegnameria interna, per quello che riguarda tutto il mondo delle saune. Esportiamo in 30 paesi e l'ultimo hashtag specifica Solferino Brera, quindi lo showroom che abbiamo in centro a Milano. Milano che ci vedrà nel prossimo mese presente con vari eventi, quindi saremo presenti al Salone del Mobile in uno stand tutto rinnovato di 420 metri quadri. Avremo un evento la sera del 16 aprile, sempre in fiera, però ecco, poi ci potete trovare nello showroom di Via Solferino tutta la settimana. Quindi ecco, vivremo la settimana del Salone del Mobile sinceramente molto frequentemente. Quindi ecco, due immagini per descrivere lo showroom di Milano. Per chi non avesse voglia di arrivare fino a Milano, la showroom aziendale è aperta appunto per tutte le vostre esigenze qualora voleste vedere e toccare con mano alcuni prodotti. Un acronimo, Medjus, il significato, quindi 1000 emozionanti gocce in uno spazio. Parlavamo di 1000 desideri, quindi almeno 1000 gocce, 1000 prodotti, 1000 soluzioni dobbiamo trovarle. Emozionanti. E questa è un po' la parte difficile, perché le vostre richieste, le richieste dei vostri committenti sono di avere docce e prodotti sempre più trasparenti, sempre più minimalisti, quelli che sono gli elementi metallici. Quindi capite bene che è difficile andare a emozionare con il nulla davanti. Però ecco, noi attraverso quello che possono essere le linee estetiche e anche questo tema della sostenibilità, sicuramente cerchiamo di creare un feeling con quelli che sono i vostri clienti, i nostri clienti. Gocce per il tema dell'acqua in uno spazio, perché appunto essendo qui anche oggi confermiamo quello che è la nostra volontà di avere un rapporto molto stretto con il mondo della progettazione. Quindi ecco, nel 2024 creare un prodotto che abbia un valore, quindi che ci venga pagato, estetico, tecnico e sostenibile, è una bella sfida. Questa è l'indicazione del nostro processo produttivo sostenibile. Tenete conto che noi non abbiamo né la fabbrica del vetro, ci arrivano le grandi lastre dei grandi produttori di lastre e non abbiamo neanche l'estrusione dell'alluminio. Quindi il lavoro di Medjus inizia quando riceviamo i componenti e andiamo ad assemblarli. Quindi tenete conto che docce sempre più trasparenti, sempre più pulite dalle linee, hanno meno componenti e quindi sono più sostenibili, perché abbiamo meno fornitori, quindi meno produzione di anidride carbonica in giro per le strade. Ma specificatamente abbiamo installato un nuovo impianto con moduli fotovoltaici con una potenza picco di 500 kW. Abbiamo eliminato totalmente i materiali plastici, polistirolo per quello che riguarda l'imballo.
e da sempre il gruppo Management ricicla totalmente gli scarti di produzione, generando da riparto ambientale. Anche l'acqua che viene utilizzata per fare tutte le lavorazioni del vetro, la nostra vetreria è a ciclo chiuso, quindi tutta l'acqua viene ripulita e rimessa in circolo produttivo per appunto poter essere riutilizzata. La cosa più importante però è che i prodotti Medius hanno la possibilità di fornirvi, qualora servisse, una dichiarazione ambientale di prodotto, certificata niente di meno che dal TÜV. Quindi cosa vuol dire? Siamo andati a monitorare quello che è il percorso legato all'impatto ambientale di tre categorie di prodotto. Banalmente quella con profili attorno, quella con meno profili e quella le cosiddette soluzioni YK, quindi l'asta unica con profilo e braccetto. E appunto possiamo, qualora ce ne fosse la necessità, mostrare questa dichiarazione appunto per specificare qual è l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Quindi, se vogliamo descrivere un prodotto o tutto il nostro assortimento attraverso questo diagramma di Venn, vedete che è un gioco tra estetica, tecnica e sostenibilità. Non è detto che il centro, dove abbiamo la stessa proporzione di estetica, design e sostenibilità, sia il prodotto perfetto, perché come dicevamo prima i desideri sono mille e anche più, e quindi non è detto che magari si debba andare nell'incrocio degli altri centri, degli altri diagrammi. Questo per dire che abbiamo mille prodotti che appunto possono andare a soddisfare più situazioni. Quindi andiamo a toccare con mano questi desideri che ci vengono richiesti, che probabilmente sono le richieste che vi fanno i vostri clienti. Quindi vorrei una doccia scorrevole con profili ridottissimi. Ecco, in assortimento dal 2017, quindi ancora attualissima, abbiamo una serie che si chiama Zen, doccia minimal, perché la caratteristica di avere un profilo di scorrimento superiore spesso solo 17 mm. Ecco, se simulate con le dita 17 mm potete appunto percepire il fatto di quanto sia esile e leggera la struttura metallica di questa doccia. Cosa vuol dire parlare di famiglia Zen? Vedete che nel corso degli anni abbiamo amplificato questo concetto minimalista. Quindi, se nel 2017 è stata lanciata Zen, quindi una doccia 6 mm alta 2 metri che ha coperto le maggiori esigenze che venivano del mercato che erano richieste, nel 2019 è arrivata la fratella maggiore Zen XL, dove abbiamo aggiunto il vetro da 8 mm e abbiamo aggiunto il sistema soft closing in apertura e chiusura. In casa siamo ormai abituati tutti a sbattere, e qui perché i cassetti hanno tutti i rallentamenti, quindi anche quando c'è la doccia ci cominciamo a sbattere. In realtà non era proprio così. Ecco, quindi questo ci ha permesso, questa richiesta ci ha permesso di migliorare il nostro know-how e andare a creare una doccia con appunto il rallentamento sia in apertura che in chiusura. Il 2020 per questa serie è stato l'anno delle finiture. Abbiamo la possibilità in gamma di fornirvi per questa serie 14 finiture profilo e 10 finiture vetro, quindi ce n'è da divertirsi. Successivamente, come dicevamo all'inizio, il desiderio di uno spazio doccia che regalasse, generasse benessere e relax è diventata sempre più predominante, e quindi nello spazio di una doccia noi abbiamo creato questa serie che si chiama Zen Drum Mam. Quindi andiamo a coprire quella fetta di mercato di richiesta che sono le home spa e le suite spa. Quindi nello spazio di un box doccia riusciamo a dare benessere attraverso bagno turco, idroterapia e cromoterapia. L'ultimo nato è Zen Combi, quindi tante volte appunto nelle case e nelle suite spa si hanno degli angoli che magari si vogliono adibire a situazioni benessere. Quindi ecco, abbinando una sauna e un bagno turco in angolo, riusciamo a dare quello che può essere un mini centro benessere. Tenete conto che le dimensioni di questa soluzione, poi ovvio possiamo seguire le dimensioni di tutti i vostri progetti, ma le dimensioni che proponiamo sono di 1,70 m di profondità per 2,50 m nell'altro senso. Quindi capite, sicuramente ridotto. Ecco, il tema sempre dei pochissimi profili.
Quindi vedete una soluzione non tutta profilata, ma battente, dove siamo andati a sostituire anche gli elementi di fissaggio. Notoriamente delle lastre di vetro senza profili hanno dei braccetti metallici che permettono di sostenersi. Qui siamo andati a realizzare, grazie a tutte le caratteristiche e lavorazioni della nostra vetreria, una mensola che mi permette di sostenere questa parete fissa, mi dà un appoggio, luce non sappiamo mai dove appoggiare le cose. Quindi ecco, andiamo verso quello che può essere la caratterizzazione non solo di una chiusura doccia, ma di un mobile doccia, appunto perché è corredato anche un po' di tutte queste situazioni. Parliamo di semplici lastre di vetro, quindi vedete anche qui, cogliamo quelli che sono tutti i meccanismi, possiamo fornirvi delle lastre di vetro tagliate a misura secondo le vostre esigenze, per andare a separare la zona doccia dalle altre zone del bagno, creando comunque non delle separazioni nette, ma il vetro, materiale che sta sostituendo non solo in bagno ma anche in altre situazioni della casa, i materiali di origine, sicuramente crea un effetto quasi scenografico a un bagno che magari potrebbe avere una visibilità più anonima. Il vetro permette di amplificare questo effetto. E questo è un altro nostro prodotto progetto dove siamo andati a sostituire il braccetto di sostegno della lastra fissa attraverso un incastro, quello che vedete sulla sinistra, incastro brevettato. Brevettato è stato il sistema di ausole e il sistema di guarnizioni che sono stati inseriti sul profilo. Quindi vedete, la doccia è bella ma scompare sempre di più, valorizzando anche per esempio quelli che sono i materiali di rivestimento. Ecco, qui ho un filmato perché tante volte chiedono una doccia autopulente, anticalcare, che non esiste, però ecco, gli applicativi che possono essere inseriti sul vetro permettono di avere una miglior pulibilità della doccia. Adesso. Quindi ecco, vi presentiamo il nostro trattamento superficiale, che non è altro che il silicio che viene applicato alla lastra in vetro, che è silicio. Il vetro a livello microscopico non è liscio ma ha delle asperità. Attraverso questo trattamento noi andiamo a chiudere queste asperità e rendiamo la lastra più liscia, che magari a occhio visivo asciutto non si vede, però guardate la forma delle gocce. Quindi non è anticalcare, ma mi permette di avere meno acqua che scorre sulla superficie rispetto a quello che è una situazione senza trattamento. Vedete anche come cambia la forma della goccia, da una parte sferica perché c'è meno tensione superficiale rispetto alla parte sinistra dove c'è la classica forma di goccia. Vedete anche questo è un trattamento che migliora quello che è la pulizia della doccia e quindi va verso sempre un concetto di sostenibilità. Altro tema, caro Amegius, è il discorso del legno in doccia. Quindi in questo caso abbiamo una soluzione, vedete che bell'effetto che crea, abbiamo un piatto fatto di profilo di alluminio che può essere incassato a pavimento, può fuoriuscire, e è ricoperto di toghe in legno. Quindi vedete che quel gioco che si ottiene, il legno è comunque un materiale che viene sempre più utilizzato anche nella parte bagno per il vestito, e quindi vedete, sicuramente è una doccia emblematica e bella da vedere. Altro discorso, sempre sul legno, abbiamo una serie che permette di utilizzare lo stesso materiale pavimento inserito sulla cornice esterna della doccia. Quindi anche questo è una cosa particolare perché avendo lo stesso materiale sembra che dei vetri escano dal pavimento in maniera molto pulita. Siamo in chiusura. Allora, quindi velocemente un breve accenno al wellness. Prima vi ho parlato appunto di una soluzione che può andare nello spazio del vostro doccia, ma a livello di sauna e di bagni turchi riusciamo tranquillamente ad andare a realizzare quelli che sono prodotti sia su misura con molto legno, ma avendo appunto la vetreria riusciamo anche a creare ambienti sauna meno claustrofobici di quelli che potrebbero essere di solito, anche con un discorso di stampa vetro. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, comunque siamo presenti al banco di informazioni Medius tutto il giorno appunto per soddisfare le vostre richieste e le vostre domande.